Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e anche questa settimana ragazzi non poteva mancare la mia guida completa per compiere tutte le 7 sfide che ci distanziano ragazzi dal raggiungimento della stella segreta che questa settimana è presente come premio per il completamento delle sfide stesse. Vi farò vedere ragazzi ovviamente i metodi più veloci per riuscire a farle nel più breve tempo possibile, quindi ottenere un bel po' di stelline extra per il nostro Battle Pass e quindi sbloccare degli oggetti unici esclusivi che potremo utilizzare nel nostro Battle Royale e ovviamente avvicinarci sempre di più alla skin del Manny, che così potremo ricominciare a usare per sbloccare le varie fasi. Intanto ragazzi vi ringrazio ovviamente per guardare questo video, se volete supportare il canale, se vi piacciono i miei video non vi dimenticate di lasciare un bel like, iscrivervi e ovviamente attivare la campanella. E prima di iniziare ragazzi ovviamente vi faccio la solita domanda che ogni video mi piace farvi e leggere i vostri commenti. Molto semplice: a che livello siete arrivati stagionale? Io sono a livello 81, mancano ancora 19 livelli a livello 100, spero ovviamente di farcela in questa season. Quindi ragazzi andiamo avanti e parliamo subito della prima sfida, che è quella di fare danni in headshot ai nostri nemici. Ovviamente ragazzi è una missione che si può fare tranquillamente giocando partite normali, quindi non dateci troppo peso ragazzi, non scervellatevi per farle. Ovviamente vi consiglio di giocare la Disco Domination perché ragazzi è ovviamente la modalità dove c'è più concentrazione di gente e quindi potrete, qualora avete un bel fucile da cecchino ma anche con un bel AR, cercare di mettervi in una posizione abbastanza appartata e puntare a fare gli headshot ai vostri avversari. Ovviamente ragazzi un altro metodo molto interessante per farla è quella di giocare in squad o in duo e una volta abbattuto un avversario basta semplicemente mirargli alla testa e fare il massimo dei danni con la nostra arma. Questo ragazzi vi garantirà di completare la sfida in maniera molto molto veloce. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un'altra sfida interessantissima, che è quella di cercare 7 scatole di munizioni in un'unica partita. Quindi ragazzi voglio innanzitutto darvi 2 location interessantissime che potrete utilizzare per farla in un colpo solo e con il minimo sforzo ragazzi. La prima location che vi consiglio è lì al boschetto bisunto e ovviamente ragazzi sto parlando del Dur Burger. Come sapete ragazzi oramai chiuso il Dur Burger, ma se noi ci entriamo ci sono un sacco di scatole di munizioni che potete trovare. Qualora non fossero sufficienti per fare la sfida potete andare nella casa un pochettino più avanti e comunque completarla senza troppi problemi. Un'altra location interessantissima che vi consiglio è il vecchio negozio di Halloween a Corso Commercio. Anche qui ragazzi sopra gli scaffali ci sono un sacco di scatole di munizioni che vi aiuteranno tantissimo per portare la sfida a termine il più breve tempo possibile. Andiamo avanti ragazzi e parliamo di una sfida nuovissima, un format che non avevamo mai visto in tutte le 6 season di Fortnite. La sfida chiede di distruggere oggetti in game di uno stesso tipo, ma è fatta a sfide. Quindi sappiamo solamente che la prima sfida, la prima fase, è di distruggere alberi. Probabilmente saranno 50 indicativamente. Quindi ragazzi chissà se poi dovremo passare alle rocce oppure dovremo passare a degli oggetti specifici che potrebbero essere delle macchine. Quindi il consiglio, 2 consigli vi voglio dare per questa missione. Il primo consiglio ragazzi ovviamente è anche qui: farmate il materiale normalmente e alla peggio buttate giù gli alberi piccolini così non vi sgamano. Ovviamente ragazzi non è che ne dovete distruggere 50 in un game, ci mancherebbe, è una roba progressiva,
anche se la fate in più di una partita non succede niente, ma c'è ragazzi un'ottima posizione per farli velocemente, anzi due ottime posizioni. La prima è a nord di Rifugio Ritirato o di Corso Commercio, adesso vi faccio vedere, starete vedendo sicuramente, dove ci sono tutti questi alberelli piccolini che sono antisgamoli, abbattete giù velocemente e ve la portate a casa. Ma potete anche atterrare vicino alla torre di Xuder, quella là sopra Rapide Rischiose, anche lì un bel po' di alberi abbastanza imboscati vi permetteranno di avvicinarsi sempre di più alla sfida. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo degli anelli nel cielo. Li abbiamo già visti nella season 5, li abbiamo visti anche nella season 4. Praticamente questi anelli nel cielo verranno mostrati quando ci butteremo dal bus. E come vedete ragazzi c'è un anello rosa che è il più alto di tutti, e poi in progressione ci sono anelli blu e anelli azzurri. Indicativamente, se siamo veramente bravi, ogni partita potremmo riuscire a passare attraverso quattro anelli, ma se vi siamo solamente abili a passarci in mezzo. Comunque ragazzi, anche qua concentratevi sulle altre missioni, non preoccupatevi, ricordatevi di passare almeno attraverso un paio di anelli e vedrete che, men che non si dica, riuscirete a completare anche questa missione. Ma andiamo avanti per un'altra sfida interessantissima e unica in questa season ragazzi, quella di consumare dei consumabili. Quindi ragazzi, probabilmente si parlerà di mele, probabilmente si parlerà di funghi e quasi certamente ci inseriranno anche le pietre oscure, che vengono considerate anche quelle come consumabili. Potrebbero anche metterci dentro ragazzi, per dire, boh, i succhi slurp, che sono dei consumabili anche quelli. Andremo a vedere ragazzi. Si richiede di consumare un tot di oggetti, un tot di consumabili per ogni fase, quindi si comincia, probabilmente si comincerà con le mele. E anche qui ragazzi c'è una bella location dove potete andare per cercare di fare molto velocemente la prima fase, che è nella casa, quella che state vedendo qui a Bosco Blaterante. Se non ve lo ricordate ragazzi, c'è una piccola stanza con l'orso dentro e vicino all'orso un sacco di mele che vi garantiranno di fare velocemente la sfida. Ovviamente vi consiglio anche il Bosco Blaterante per quello che riguarda i funghi, ma anche lo sprofondo stantio, perché ce ne sono veramente veramente tantissimi, qualora dovessero essere quelli della seconda fase. Andiamo avanti perché c'è un'altra sfida interessantissima, che è quella di fare danni ai nostri avversari. E per danni cosa intendo? Non si sa bene ragazzi, non sappiamo se i danni che dovremo fare li dovremo di nuovo fare con rarità diverse delle pistole, o se i danni che dovremo fare saranno danni al corpo semplicemente, o se semplicemente dovremo fare dei danni in un'unica partita. Sappiamo solo che saranno 300 i danni da fare, staremo a vedere come doverli fare. Ovviamente anche qua ragazzi vi consiglio tranquillamente di giocare in squad o di giocare in disco domination se avete piacere di più a giocare da soli, e quindi ragazzi seguite quello che vi dice la missione. Se dovete fare gli headshot sapete già come farli, basta che prendete un po' di AIG. Se dovete invece utilizzare le armi, beh, utilizzate la migliore che trovate della sua rarità e andate alla grande a fare le vostre kill. Ma passiamo oltre ragazzi e parliamo finalmente della location, della stella segreta di questa settimana. Vi ricordo però ragazzi sempre un bel pollicione in su, dai, se non l'avete ancora fatto, e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda Fortnite. Questa settimana ragazzi la stella segreta si trova ovviamente nella location più importante di questa ultima parte di season. Sto parlando ragazzi dell'ex Loot Lake. La stella segreta ragazzi sembrerebbe che si trova o sulla barca, quella che è rimasta al Loot Lake, o altrimenti, se non dovesse essere sulla barca che avete appena visto, potrebbe trovarsi vicino all'altra barca, quella che è invece ribaltata. Penso che sia più probabile invece che sia sulla prima barca che vi ho fatto vedere. Quindi mi raccomando ragazzi, non dimenticate di completare tutte le sfide prima di poter prendere la vostra stella segreta e quindi un livello extra del Battle Pass. Chiudo ragazzi con l'ultima sfida, che è quella di fare 3 kill a Parco Pacifico. Anche qua ragazzi
Il mio consiglio è prendetela proprio molto tranquillamente, alla peggio atterrate a parco, così potete provare a fare quella dei danni, potete provare a fare quella degli headshot e potrete anche appunto abbattere 3 nemici per portarvi a casa 10 stelline del pass battaglia e quindi completare nella maniera più veloce la sfida. Beh ragazzi, anche per questa settimana la guida è terminata, io vi ringrazio tantissimo per averla guardata, mi raccomando un bel pollicione in su se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo questo pomeriggio in live, ciao!